Favorire l'integrazione dei giovani immigrati presenti nel territorio di Roseto, questo è il senso del protocollo fortemente voluto dalla locale amministrazione con l'impiego dei ragazzi nei lavori socialmente utili, oltre 70 i giovani partecipanti al progetto che vede come partner, oltre all'amministrazione rosetana, l'associazione Savana e la New Edil. È necessario cominciare questo percorso di integrazione e stare in mezzo ai cittadini, dare un aiuto è la cosa migliore, è proprio il modo migliore per portare avanti questo progetto di integrazione. I ragazzi che hanno aderito sono 75, quindi la quasi totalità dei ragazzi che sono ospiti. Naturalmente ci sono minori e donne incinte che non hanno potuto partecipare al progetto. I partner sono naturalmente la New Edil, che è la società che gestisce la struttura Felicioni dove sono ospiti i ragazzi, e la Savana Cultura, che è un'associazione che da anni opera sul territorio proprio di mediazione culturale, integrazione culturale, che segue già i ragazzi all'interno del residence e li seguirà in questo progetto. Attualmente si occuperanno dello spazzamento della città. Iniziamo così, anche perché il progetto ci avrà una durata fino al 31 dicembre, un'opportunità per i ragazzi per integrarsi con la città di Roseto e un grosso valore aggiunto per la comunità di Roseto e gli Abruzzi. Nell'amministrazione c'è carenza di personale sotto l'aspetto di manutenzione, quindi diciamo la loro collaborazione l'accogliamo a braccia aperte. Un vero progetto di integrazione, perché mette in contatto diretto i ragazzi con una parte di operai del comune attraverso il lavoro, no? Il lavoro che è molto importante, nel senso che è un valore culturale, un valore che racchiude il savoir-faire di un popolo. Quindi per me iniziare attraverso il lavoro è una cosa straordinaria.